Benvenuti! Questo breve video mostrerà come utilizzare Baqsimi. I familiari, amici o colleghi del paziente devono essere istruiti anche loro sull'utilizzo del device. È importante che loro sappiano come utilizzare Baqsimi prima che il paziente ne abbia bisogno. Tenere il contenitore monodose nel contenitore cilindrico chiuso con la pellicola di plastica finché non si è pronti all'utilizzo per proteggerlo dall'umidità. Aprire il coperchio ed estrarre il contenitore monodose dal contenitore cilindrico. Attenzione, non premere il pistone prima di aver inserito il dispositivo nel naso, altrimenti la dose andrà persa. Tenere il contenitore monodose tra le dita e il pollice. Non provare ad utilizzarlo prima dell'uso, in quanto contiene una singola dose di glucagone e non può essere riutilizzato. Inserire delicatamente l'estremità del dispositivo in una delle narici. Premere il pistone fino in fondo con il pollice. La somministrazione della dose è completa quando la linea verde sul pistone non è più visibile. Se il paziente con i bassi livelli di zucchero nel sangue non è cosciente, deve essere posizionato su un fianco per evitare il soffocamento. Dopo la somministrazione della dose, deve essere chiamata immediatamente l'assistenza medica. Incoraggiare il paziente con i bassi livelli di zucchero nel sangue a mangiare il prima possibile. Uno snack ad alto contenuto di zucchero eviterà un altro calo del livello di zucchero nel sangue. Eliminare il contenitore monodose e il contenitore cilindrico usati. Qualora ci siano domande sull'utilizzo di Baqsimi, si può contattare Lilly, l'azienda fornitrice di Baqsimi, attraverso il numero verde 800 11 76 78.